Ed eccoci di nuovo insieme, grazie Silvia della linea. Siamo in Primiero, in Valcanali, allo Chalet Piereni per un'iniziativa davvero interessante. Il progetto si chiama Refill and Taste e si tratta di una app che ci dice quanto buona e dove possiamo trovare l'acqua di montagna da bere. Seguitemi che ci sta aspettando Dora Tavernaro. Dora, Refill and Taste, il sapore dell'acqua di montagna in un click. Ma di che cosa si tratta? È esattamente così. Abbiamo portato l'acqua di montagna insieme ai prodotti locali in un'unica proposta all'interno di un progetto che prende, diciamo, ispirazione dall'Agenda 2030. Quindi il tema è quello della sostenibilità, valorizzare l'acqua trentina, che è un'acqua che, come sappiamo, è molto buona perché sgorga dalle cime delle nostre montagne, e l'abbiamo portata a portata di tutti, con un'applicazione internazionale che si chiama Refill è possibile conoscere quali sono i punti acqua del territorio, che sono di due tipi: le fontane pubbliche di paese, quindi tutte acqua potabile, controllata, tracciata, e anche degli operatori sul territorio che forniscono anche un servizio CISNIC, quindi la possibilità di abbinare l'acqua trentina appunto a un buonissimo picnic a chilometri zero. Come funziona questa app? Bisogna scaricarla? Sì, allora per esempio chi partecipa al picnic riceve in omaggio questa borraccia. Okay. Questa borraccia, come vedete, ha un QR code che ci dà la possibilità di atterrare su una landing page dove è spiegato tutto il progetto Refill and Taste, dove hanno collaborato tra l'altro anche i distretti famiglia per mappare tutti questi punti acqua, e dalla landing page si approda all'app. Scaricando l'app sul telefonino è geomappata, quindi ovunque tu sia puoi sapere quali sono i punti acqua che hai nei dintorni, in modo tale che la borraccia che ricevi col CISNIC la puoi ricaricare dove vuoi. E il CISNIC che cos'è? Il CISNIC ormai è una nostra vecchia gloria, che però rimane sempre molto apprezzata, è il nostro picnic a chilometri zero. CIS perché ovviamente non possono mancare i formaggi sul nostro territorio dolomitico, ma anche tutta una serie di altri prodotti. Poi abbiamo una rielaborazione di questi prodotti in una chiave di ricette molto, molto easy, anche molto take away, fatte dai nostri ristoratori, agriturismi e rifugi di montagna. Quindi adesso ci gustiamo un buon CISNIC, poi con la mia borraccia andrò in Primiero e troverò le fontane per riempirla di... Esatto, per riempirla diventerà la tua compagna per essere un po' più green. Una cosa molto interessante è che i privati, quindi ogni cittadino, può aggiungere dei punti acqua sull'applicazione, per cui anche questa è una cosa, diciamo, che rende partecipativo il progetto. Dare da bere agli assetati.